Chi è Paolo Conte? Una bella domanda questa. Io direi che è un artista totale, cioè lo hanno cercato di definire in tutti i modi, cantautore, poeta, tutti titoli che lui non ha accettato con facilità, perché non è né un poeta, né solo un cantautore, né lui in qualche modo è un artista totale, nel senso che per esempio lui è un pittore, non tutti lo sanno, è un grande pittore, è un artista multimediale, è un teatrante ed è poi anche e soprattutto, diciamo, musicista, un pianista anzitutto. Vieni via di qui. È la musica che fa la pagina, le parole si devono adeguare, devono stare attenti a non dare fastidio, dice lui, no? Le mescola, è un grande mescolatore. Se io dovessi trovare una parola che ci dà l'idea di che Paolo Conte è uno che non fa altro che mescolare sia poesia e musica, sia stili diversi, a volte stili apparentemente incompatibili che vengono dal Sud America o dal Nord Europa o da Napoli o dal Mediterraneo, dal Nord Africa. Lui prende queste cose, le mescola e viene fuori Paolo Conte. E soprattutto stanno sempre attento a scegliere delle parole che in qualche modo si accordassero con la musica, non solo sul piano formale, ma anche sul piano semantico, sul piano espressivo. Per cui quando parla di Genova, cioè un astigiano che va in visita a Genova, una delle sue canzoni più famose, che fu cantata da Bruno Lauzi prima di lui e poi da lui secondo me ancora meglio. Allora c'è questa intanto ritmo di tango habanera che non ha niente a che vedere né col mare di Genova né con Asti, no? con la campagna di Asti. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo prima di andare a Genova. Ed ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Allora, avete sentito che c'è un'onda, un arco perfetto che dà l'idea di un movimento, no? Questa è Genova e la paura, il fascino e la paura che Genova in qualche modo provoca in un astigiano. E quando poi si parla degli astigiani si rimane fermi. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. L'unico movimento lo fa per la pioggia che ci bagna. Se uno dovesse analizzare Madeleine senza tener conto della musica, allora inizia con queste parole: qui tutto il meglio è già qui. Allora, quando uno pensa al qui, pensa al qui, cioè in un luogo. Qui tutto il meglio è già qui. Nella musica il lead inizia così. Sentite come è, questo dovete immaginarvelo al pianoforte, ovviamente, io non ho qui un pianoforte. E lui attacca qui. Il meglio è già qui. Ora, prima eravamo in la bemolle, scusate se uso il la bemolle maggiore, adesso improvvisamente ci troviamo in si maggiore, in rivolto. Ora, immaginatevi un mappamondo di tonalità. Allora, Italia, Zelanda e Nuova Zelanda sono gli antipodi. Queste due tonalità, la bemolle maggiore e si maggiore, sono gli antipodi, esattamente come l'Italia e la Nuova Zelanda. Quindi c'è un qui e un qui musicalmente che si oppongono. È già qui. Io credo che Paolo Conte sia uno dei più grandi, sia un genio. Ecco, io non l'ho detto all'inizio, ma lo dico ora perché forse si capisce meglio perché uso questa parola. Uno dei più grandi geni della seconda metà del Novecento e dei nostri tempi, perché la sua arte è ancora vivissima e in continua fase di produzione, che può dare alle nuove generazioni un esempio sommo da seguire. Si tratta di musica anche che va molto molto nel futuro per la sua natura transculturale, perché la chiave per risolvere molti dei nostri problemi in questo pianeta sta in questa vocazione alla
alla mescolanza e alla trasculturazione. È la canzone perduta.